Centinaia di persone tra Pisa e La Spezia invitate a sottoporsi a profilassi per un caso di angina da meningococco C che in un primo momento era stato diagnosticato come meningite. Il caso riguarda un giovane infermiere dell'ospedale Cisanello di Pisa che abita a La Spezia e che usa il treno per spostarsi dalla città ligure al lavoro. Così la profilassi potrebbe riguardare le centinaia di pendolari che hanno viaggiato su quei convogli, oltre a 123 suoi colleghi dell'ospedale e una quarantina di operatori di ditte esterne. Per l'angina settica da meningococco gruppo C, diagnosticata all'infermiere 26 anni, è comunque necessaria la profilassi per coloro che hanno avuto contatti stretti con il malato, anche se, spiega il direttore dell'unità operativa di malattie infettive dell'azienda universitaria ospedaliera pisana, Francesco Menichetti, la situazione per il paziente e per chi vi è stato a stretto contatto non è pericolosa. L'invito a sottoporsi a profilassi per i viaggiatori di alcuni convogli tra Pisa e La Spezia è stato deciso dalla AS 5 che è in contatto con quella spezzina in considerazione del fatto che sono noti i giorni e gli orari in cui il giovane infermiere dell'unità operativa di chirurgia ha preso il treno ma non quale posto occupava in viaggio. La profilassi, spiega la ASL pisana, è indicata solo per i contatti stretti come posti contigui nello stesso mezzo pubblico, ma vista l'impossibilità di risalire alla reale posizione del paziente all'interno del treno, si consiglia a tutti coloro che ne hanno fatto uso di sottoporsi a sorveglianza sanitaria. Lo scampato pericolo da un nuovo caso di meningite, 33 quelli accertati all'inizio del 2015, 27 dei quali da meningococco C, non ha però spento i riflettori sulla campagna vaccinale in corso in Toscana, varata dalla regione dove i primi casi. Proprio perché il germe continua a circolare, è importante che in tanti rispondano positivamente alla campagna vaccinale, perché il vaccino è l'unico modo per controllarne la diffusione, spiega Menichetti. E proprio per dare impulso alla campagna, lo stesso assessore regionale alla salute, Stefania Saccardi, ha fatto sapere di essersi vaccinata contro il meningococco C.